spettacolo, veramente. Quello è l'olona occidentale che viene dalla rasa di Varese e questo l'olona orientale che viene da Andunolona e i due fiumi si congiungono qui. Fiume Olona e sopra abbiamo sul monte un aliante in volo. Non c'è più. Sì, ancora sopra. Eccolo. L'aliante in volo sul Campo dei Fiori, sul monte. E l'altro è il rumore dell'aereo che l'ha sganciato. Quindi abbiamo il fiume Olona occidentale, che è questo. In questo punto misurano anche i parametri del fiume, che è una canalina. E poi abbiamo anche dall'altra parte abbiamo il fiume Olona occidentale. Questo così. Il Mauri ha già iniziato con le riprese. Questo il fiume Olona e qua si congiungono. Qui si congiungono, qua sotto, e qua sotto si congiungono i fiumi. Qui si congiungono i fiumi e diventano un grosso fiume. Perché probabilmente siamo, non si sa chi c'è. Siamo all'entrata, sì, Mauri sta facendo la live, siamo all'entrata della discoteca, il muro. E qua c'era il parcheggio delle automobili, lì addirittura ancora la campana del vetro e abbiamo trovato uno stivale che quando sono venuto a fare il sopralluogo non c'era. Questo era tutto il parcheggio? Tutto il parcheggio, 20 auto, ma anche di più, 30 auto ci stavano. E bene. Questo è tutto il coso. E qui l'entrata. E bene, siamo con Daniele Ravaioli, il Mauri, Magda, benissimo. Ci stiamo avventurando, cari amici. L'urbex abbia inizio. Mi piace che mi hai fatto un po' di ritardo, eh? Lavorare. Io stavo lavorando. Non l'avevo capito, stavo lì. Bravo, bisogna essere in orario qui, ragazzi, perché tu ne. Sì, però ho dovuto. Ah, anche voi che siete lì che guardate, scusatemi ma io dovevo trombare. Scusatemi il termine. Vabbè, siamo al primo cliente, voilà. Buongiorno, buongiorno. Voglio ballare un po', divertirmi. Sì. Volevo entrare, volevo un biglietto, pago un contante. No, qui si entra solo con questo. No, io avevo un contante. Qui c'è il permesso? No, avevo un contante, bisogna fare l'applicazione. Deve farsi l'applicazione. Tutto con l'applicazione. Non con l'applicazione. Esatto, ci vuole tutta l'applicazione. Il contante mi dia l'applicazione. Ma guarda un po', il contante non si fa. Ma mi deve dire. Ma c'è da pagare 100 euro però, eh. Sì, certo, devo aprire il quadro. Ok, ecco qua, la cassa dell'applicazione apre. Apro. Di via pure tutto. L'applicazione. Vuole qualcos'altro? Vuole da bere? L'applicazione e mostri l'applicazione. Qua ci abbiamo. Adesso balleremo con i mostri. Qua ci abbiamo anche le poesie di Aldo Marini. Se ti interessa? Devo fare della serata? Ma se interessa non arrivi. Però biografia. Qua c'è la chitarra. La chitarra, tutto. Corde della chitarra. Sì, ma ci mettiamo a ballare. Tutta la biografia composta della vita anno per anno. Tutto, esatto, tutto. Guardate qui ce n'è. Qui c'è tutto quello che è utile. Ma questa è un divertimento anche culturale. Beh, allora io adesso con l'applicazione
I mostri possono iniziare a ballare. Fantastico, però ci vuole l'applicazione, non si paga più in così. Ci vuole l'applicazione. No, o l'applicazione o lei va in questura. L'applicazione, sicuro. Certo. Ecco l'applicazione, anche da bere. Anche da bere, qui io servo qualcosa, qui facciamo qui, che servo. Dai, La birra, ecco qua. La birra, tutto. Bene, andiamo a ballare. Poteva essere affittato a qualche congrega, perché abbiamo tipo un pentacolo. Esagono. È la forma geometrica, pentacolo è l'assetto pagano proprio di mettersi in cerchio. Una panca tipo chiesa. Va bene, manca, e va bene anche. E poi di là ciò che ci è sembrato addirittura
fumabile per le confessioni. Sembrava anche un confessionale. Ce l'ha l'aria del confessionale. Sembrava un confessionale. Anzi, ecco la torcia, Mauro. Prendi la mia. La torcia, certo che sì, la torcia. Ma non lo so che cosa potrebbe essere qua. La cosa che ci ha sconvolto è che sembra veramente un confessionale. Sì, ha qualche parvenza del confessionale. Daniele, che dobbiamo confessare so, noi? Guarda. Confessa, confessa. Ah, c'è ecco. Fratelli. Che il nostro Urbes possa andare in porto bene. E speriamo. Mettete tanti like, commentate, fate i bravi, non fate come me, che io non parlo più perché sennò dopo poi mi intoppo. Io sono in un confessionale, prega per noi. Prega per noi. Amen. Pace possiamo bene. Bene. Possiamo fare come le confessioni di me e poi Mauri. Bene. Infatti, ce l'ha. È veramente strana. Forse tenevano dentro qualcosa, non lo so. Veramente strano. A quanto pare era anche come una forma di tribunale, ci sembra. È particolare questo posto. Anche da chiesa, tribunale, la forma a cerchio proprio come nelle congreghe, una specie di confessionale dall'altra parte. Questo confessionale qua. Però adesso abbiamo delle cose più belle. Una specie di confessionale. Allora Mauri. Ostia, qui non credevo che non è che ci stava. Sta bene. E si continua, cari amici. Si continua. Qua siamo in un posto tetro. Siamo arrivati in un posto tetro e sinceramente cosa abbiamo trovato qua sotto? Che il locale lavanderia. Solo che il locale lavanderia non dà su nessuna finestra. Quindi siamo alquanto sistemati alla meno peggio. Il Daniele va proprio nel totale. Addirittura l'archivio. L'archivio era praticamente dove stavano nel salottino. Però qua non mi metterei mai a mangiare. Che storia. Ecco che il Daniele ha scoperto pure l'archivio, tutto. Gli ultimi concerti, le cose che facevano, incredibile. Per sbattere le uova. Per sbattere le uova. Il muro è scarico. A mano. Uno sbatti uova a mano, c'è di tutto, cari amici. Venite a vedere, ho trovato una cosa interessante nei bagni. Venite, c'è una cosa bella da vedere nei bagni. Perfetto, andiamo a vedere. E qua ci sono i bagni, tutto artistico. E c'è una cosa da vedere nei bagni. C'è una cosa bella da vedere nei bagni. Là. Esce da bene. Cari amici, questa volta ci sono riuscito. Ma porca miseria, no, non tiene, dovevo portare magari un po' di scotch, ma forte. Ci sono ancora, c'è ancora tutto oggi, i bagni, tutto, incredibile. Il mio primo pesce d'aprile, non l'avevo mai fatto, è il primo della mia vita. Ma sei sicuri che non sia il tuo personale pesce d'aprile?
Sei andato in catalessi? Essere aprile, ci sei riuscito, cari amici, eccolo qua. Lavini Benzi, cari amici, una fabbrica che imbottigliava vino. Ecco, c'è Lavini Benzi, cari amici. Come si chiama questa? Ci siamo arrivati, Vini Benzi. Uno spettacolo, cari amici. Lavini Benzi. Entra! Mauri, andiamo all'avventura! Lì, attento lì! Vediamo, ecco la luce ci vuole! Adesso la prendo! C'è pieno di pattume! Pareva che mi ricordo sempre l'ultimo momento, però voglio tardi che mai! Qua è particolarmente buia, sì, direi. Però hanno un pochino aperta. L'altra volta già era più buia. Mauri, come ci si sente, insomma, qua? Si vede che è un'ex fabbrica vecchia. Sì, sì, hanno rotto qui per entrare. Sì, sì. Se non ci sia nessuno. No, no, dovrebbe essere tranquilla la giornata. La vedo tranquilla. Qui sopra i monti, sopra le nostre montagne, che si vede. Vabbè. Qui vari macchinari, un contenitore di liquidi, altri vari macchinari. Abbiamo un ascensore, abbiamo un rullo tapirulan per trasportare le sostanze, e qua una bellissima macchina di imbottigliamento spettacolare. Una spettacolare macchina di imbottigliamento, praticamente quel rullo lì trasportava le bottiglie, tutto automatizzato già nel 1900. E poi cosa succedeva qua? A seconda delle bottiglie che passavano, queste scendevano e imbottigliavano col tappo di sughero. Quindi da lì, Mauri, che bello, le bottiglie passavano e praticamente venivano imbottigliate. Sì, qua c'era l'unica macchina che è rimasta. Scendevano in base 3 perché non c'era la sicurezza che il primo tappo le chiudesse tutte. 3 tappi per essere sicuri che quando passavano erano chiuse bene. E la macchina Metta 1, Berchi, Vigeffio, Parma, Italy, costruzioni meccaniche. Daniele, dei posti tuoi. Arriva dai posti tuoi. Mauri, storia. Sì, così con voi, questa qui è rimasta, ma faceva parte di una grande... Spettacolare. Guardate, cari amici, una macchina per chiudere i tappi, che veramente è uno spettacolo. Ancora qua alla fabbrica Vini Benzi. Qui vicino alla macchina di imbottigliamento troviamo un contenitore per vini, per miscelare i vini. Spettacolo. Molto molto interessante sta fabbrica. Sì. Bene. Pensavo che non trovare i macchinari, però invece c'è qualcosa, imbottigliavano il vino. Quello cosa serve? È il contenitore del vino. Ah, tenevano il vino e poi lo e poi lo imbottigliavano, lo miscelavano, lo imbottigliavano. Ah, buono. Spettacolo. Sì, spettacolo, sì. Cari amici. Una bella cosa. Una bella fabbrica. Abbiamo trovato le scale, sì. E saliamo ai piani superiori. Ok. Eccoci,
Siamo al primo piano e vediamo praticamente delle centrifughe che miscelavano il vino. Sì, sì, infatti. E poi un groviglio di varie cose accatastate, tra cui anche damigiane vuote. Damigiane vuote. C'è un trattore. Il trattore del figlio del capo, e andremo a vedere di là adesso anche il resto. Producevi tu? Due pezzi si mettevano di plastica, si mettevano dentro una pressa con il suo, li fondeva lì, semplicemente veniva stampato qui a Colmano. E cos'era questo qui? In Brianza. Due pezzi di plastica. Che praticamente il fronte e il retro veniva inserito dentro a questa pressa che li premeva e li assemblava. Dopo tu tiravi fuori il pezzo, mettevi due pirulini, due cugni di metallo per bloccare l'aria qui, inserivi la cosa dell'aria, lo mettevi nell'acqua, schiacciavi e vedevi se dentro l'aria che passava qua c'erano delle perdite, era da scarto. Qui doveva essere, non doveva perdere questo coso. Poi dopo, una volta estratto, veniva fatta la seconda cosa, cioè l'inserimento dei tubi che veniva fatto su un'altra macchina, una macchina naturalmente semiautomatica e non automatica, erano tutte macchine semiautomatiche, c'era la persona che la prendeva questo pezzo, lo metteva sul tavolo di lavoro, poi inseriva i tubi, schiacciava con un pedale, schiacciava e basta, era già assemblato e veniva pronto per... Avete visto? Questo qui è un pezzo... Uno spettacolo! Ma tanti anni fa, 20 anni fa... Ma caspita, troppo bello! Il lavoro del Mauri, eh! Ah, è break! C'è da essere orgogliosi! Ma me lo ricordo, questo qui magari l'ho fatto anche io, questo! Non troppo bello! Sono dei bei ricordi, dai! Sì, ma sai quanti ne ho stampati di questi? Le bestemmie... Quanti? Ah, migliaia! Perché io praticamente facevo 7 ore sempre sto lavoro, mette dentro e ne ho fatti tanti. Non, poi ho cambiato lavoro, sono andato a fare l'altro, però per un anno io, quando c'è stato questo qui, poi è stato portato via, non è stato più fatto. Qui abbiamo delle botti piccole, come si sa nella botte piccola c'è il vino buono, e infatti nelle botti piccole il vino fermentava meglio e aumentava la capacità alcolica, il contenuto e il volume alcolico del vino. Ed erano delle botti piccole da 15 litri, numerate. Qui al Vinibene. Abbiamo anche trovato una porta di carico molto alta sul ciglio della strada, qua siamo al primo piano. Guardate, cari amici, quanti piani! Pazzesco! Abbiamo da percorrere un sacco di piani. Siamo sulla Valganna, cari amici. E il posto veramente è uno spettacolo. Mauri, urge un tuo commento. Interessante, ma di questa è sempre la faccio vedere. Ah, ma ecco che qua c'era una mezzana, incredibile. Ancora contenitori per il vino, enormi botti per il vino. Avanti. Qui siamo in Valganna, zona Vallolona, e addirittura abbiamo il ponte delle ferrovie che vanno fino a Porto Ceregio, Lago di Lugano, Svizzera, e lì Monte Monarco. E il posto è quello che è, ovviamente. Abbiamo l'incomparabile panorama sul Monte Monarco, sopra Varese, in Vinolona. Spettacolo sublime, le mie montagne. Qui abbiamo altri contenitori per il vino, altri botti acciaio evidentemente per contenere il vino, e qua lo miscelavano tutti. Secondo piano, le ventole vanno per una situazione di vento e di pressione. Qua c'è praticamente
molta umidità, molto freddo, fuori fa più caldo, le ventole girano sempre. Uno spettacolo! Sopra siamo assolutamente sopra tutto. Quindi vediamo un attimo come fare. Ho preso la borsa. Siamo sopra tutto. Qui più che altro macerie. No, sì. Niente, più che altro macerie, Mauri. Questa è la mansarda. Qui siamo arrivati sul sottotetto. Come vedete è tutto crollato. Se non ci crolla. Mauri documenta. È uno spettacolo, siamo qua alla Valganna. Cari amici della fabbrica Vini Benzi, siamo riusciti per la prima volta a entrare dentro la Mauri. Allora abbiamo trovato dei trofei, li lasciamo qua per carità, però il premio a Mauri veramente ci spetterebbe, perché siamo riusciti a entrare dove era dove già aperto. Ancora è entrato. Dove nessuno era ancora entrato. Giusto, giusto. E questa è la fabbrica abbastanza... Quanti piani abbiamo fatto? Erano quattro piani circa, quattro piani. Quattro piani? Primo, secondo, terzo e mazzarra. E anche la mazzarra che non abbiamo mica potuto... Era crollata. Vederla bene perché è crollata. Sì, beh, sì, il sottotetto è crollato, ma il resto... Noi abbiamo vinto la medaglia. Abbiamo veramente... Uno spettacolo, okay.